Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortnite Gamer, benvenuti in un nuovo video. Oggi inizieremo una nuova serie su Dark Souls 3, ragazzi, finalmente. Mi raccomando, per il prossimo episodio superiamo insieme i 200 like. Iniziamo! Ok, ed eccoci qui ragazzi nella creazione del personaggio, ma noi ci vedremo direttamente quando l'avrò finito. Ok, ed eccoci qui ragazzi, finito il personaggio, abbiamo scelto la classe dell'assassino e confermiamo la nostra creazione. Cimitero della Cenere. Ok ragazzi, finalmente ci siamo, comincio già a levare lo scudo dato che non lo userò, leviamo anche il nostro carissimo elmo e iniziamo. Allora, non voglio perdere tempo, quindi andremo avanti ragazzi molto velocemente. Non ho ancora visto ragazzi nessun gameplay del gioco, quindi non so cosa mi aspetti. Ah, questo è uno stocco, perfetto. Ok, beh, non so come usarlo, non so quale delle due strade sia giusta, andiamo dove c'è il drop. I drop ragazzi non fanno mai male. Ok, già evitato il mio colpo, complimenti. Cos'è? C'è qui una fiaschetta d'Estus Cinereo. Ok, sì, pensandoci, avevo già visto da qualche screen giusto su internet che abbiamo tre barre stavolta. Ok, una per la vita, una credo sia per castare e l'altra per la stamina. Ok, ragazzi, primo backstab di Dark Souls 3, attenzione. Per il resto, ragazzi, questi sono davvero nemici stupidi, quindi cerchiamo di non farci uccidere. Noto che abbiamo già fiaschetta Estus. Ho notato che abbiamo anche, appunto, già modo di castare, ma per ora non ci interessa. Quindi direi esplorare al meglio la zona. Ok, ragazzi, qui ho trovato un passaggio segreto in cui ci sono messaggi torna indietro, ragazzi, non mi piace per nulla. Non so a cosa sto andando incontro, sicuramente qualcosa di non buono. Ok, non vedo nulla. Io uso la mia magia e non mi faccio sentire. Dio santo, ma cos'è, ragazzi? Ci ha sentiti, prendo il drop e oh mio Dio, cosa cazzo sei? Ok, no, ragazzi, non voglio provare. Madonna, perché lo sto facendo? Perché gli si può rompere la coda. Nei vecchi Dark Souls si poteva. Non ho proprio idea di questa cosa, però ci provo, ragazzi. Proviamo ad attaccare alla coda, che credo sia la cosa più comunque comoda. Ma non so se gli faccio danno, ragazzi. Mamma mia, già sono nel completo panico. Questi sono quei nemici. Oh mio Dio, che schivata. Sono quei nemici all'inizio di ogni Dark Souls che ti fanno il culo, ma che tu proverai ad uccidere comunque. Oppure tornerai tipo quando sarai livello 110 e proverai ad ucciderli. Cazzo, ragazzi, ci ho già ucciso. Iniziamo bene, prima morte di Dark Souls. Ok ragazzi, ho evitato quel nemico proprio per evitare appunto eventuali perdite di tempo. Vi prometto che però ragazzi lo uccideremo, è una sfida, è proprio una questione personale. Quindi qui stiamo avanzando nel frattempo. Oh mio Dio ragazzi, quanto è figo. Credo sia un santuario tipo. Ah, qui già abbiamo il primo falò ragazzi, grazie a Dio. Un falò acceso, il nostro primo falò. Ah, accensione, giustamente. Riposiamoci. Ah, riposo, abbiamo sbloccato anche la gesture. E nulla, andiamo avanti. Ecco qui questi poveri nemici stupidi si uccidono come se nulla fosse. Perfetto. Impugniamo l'arma a due mani, sarà più conveniente di certo. Ok, già ci stanno facendo il culo, ragazzi, attenzione. Devo ancora capire le altre mosse cosa facciano. Sinceramente sto usando solo gli analogici destri, i pulsanti destri. Non mi interessa sinceramente, se andiamo bene così, perfetto. Qui già abbiamo vicoli strani. Oh mio Dio, che brutta situazione questa qui. Tu abbassa lo scudo, ti prego. Abbassa lo scudo, perfetto. Ok, poteva andarci molto peggio, ragazzi. Qui già abbiamo oggetti strani. Bombe incendiarie. E questa cosa non mi piace per nulla. Se ci danno le bombe incendiarie, ci sarà di certo un motivo. Chissà, un demone. Come diavolo si chiamava? Un demone del rifugio dei non morti 2.0? Chissà. Allora, andiamo avanti. Qui abbiamo qualcosa. Sì, ecco. Già le prime bestemmie, ragazzi. Bestemmie partiranno appunto per questa cosa. E non ci sono riuscito. Vabbè, pochi cazzi. E come si salta? Ah, si salta normale. Come se fosse L3, mi pare. Ah, sì. Vabbè, ragazzi, pochi cazzi. Oh, ragazzi. Già il nostro primo boss. Merda, già vedo dei morti. Spero che tipo sia solo un'arena simpatica, ma no, ragazzi, sicuramente. Vabbè, cerchiamo appunto qui di prendere il nostro carissimo oggetto. E ok, perfetto, cos'è? Frammento di titanite, di già? Strano. Sì, ragazzi, qui ridiamo e scherziamo, ma ci troviamo davanti, credo, al primo boss. Sì, le porte sono chiuse.
Pochi cazzi. Ti attacco, alzati. No, cosa devo fare? Ah, rimuovi la spada? Oh mio Dio, non promette nulla di buono. Cos'è quello schifo dietro? Vabbè, rimuoviamo la spada. Ragazzi, ma è la spada del falò? Sì, assolutamente. E scompare, va bene. Io direi di levarci questo qui, appunto. Il bastone, di attaccarlo. Ok, non gli facciamo quasi nulla, ragazzi. Sta usando un alabarda. Ok, ha un rage, esatto, che fa paura. Noi proviamo comunque, ragazzi, non ci scoraggiamo. Però, ragazzi, quella roba dietro non mi convince per nulla. Mi sa, ragazzi, che ho capito. Succederà di certo qualcosa al boss. Per forza, ragazzi. Qui mi sono evitato una morte orrenda. Se mi ha dato le bombe incendiarie. Cominciamo a uscire da equipaggiare. Non so cosa potrebbe succedere. E non mi piace per nulla pensarci. Ok, già ci sta facendo il culo. Stiamo sprecando già troppe cure. Cerchiamo di non fare cazzate. Ok, perfetto. Indietreggiamo. Madonna, ragazzi, già il panico. Wow, ci ha preso proprio a culo, ragazzi. Madonna, questo scontro davvero già è fighissimo ed è solo il primo. Anche se noto che basta un po' girarci intorno. Wow. No, cosa cazzo sei? Oh mio Dio. Ragazzi, stavo appena dicendo che bastava girargli intorno. Che bastasse girargli intorno, invece col cazzo. Vabbè, vaffanculo. Quanto gli faccio? Oh, fanno male le bombe incendiarie, non scherzano. Posso aggrarlo anche in testa? Vabbè, per forza. Porca miseria, ragazzi, assolutamente no, non dobbiamo morire. Mamma mia, ragazzi, che schivata. Madonna, ci sta facendo il culo, ragazzi. Non possiamo sprecare le bombe incendiarie. Dobbiamo ucciderlo, dobbiamo. Ok, non l'ha colpito, merda, l'abbiamo sprecata. Wow, ragazzi, che ansia. Devo stare attento a non cadere all'indietro. Devo girargli intorno. Ok, bomba. No, ragazzi, evitarmela. Ok, grandi, grandi, perfetto. No, Madonna, ragazzi, no damage. Sì, dobbiamo fare un no damage. Porca miseria. Non la vedo per nulla buona. Madonna. Vabbè, ragazzi. Ok, ragazzi, eccoci ritornati. Diciamo che l'episodio sta iniziando con un bordello di morti, ma ragazzi, in fondo è questo lo spirito di Dark Souls. Morire di continuo. Quindi cerchiamo stavolta di cavarcela meglio. Ora che sappiamo comunque anche come andrà a finire. E non mi piace per nulla comunque come andrà a finire. Ok, l'inizio dello scontro basta un po' girargli intorno, come potete vedere. In fondo gli attacchi sono abbastanza evitabili. Il problema è dopo, non ho capito davvero il suo moveset. Fa davvero paura. Oh, mi ha dato una mazzata. Oh mio Dio, mi ha dato proprio le mazzate ad arma bianca. Ok, volevo fare l'attacco caricato. Ho sbagliato. Ok, aia. Non possiamo sprecare per questa fase, ragazzi. Assolutamente no. Non mi piace, invece dobbiamo. Cazzo, ragazzi, ma ci sta prendendo in giro. Ci sta prendendo a pugni. È ridicolo. Dai, dai, ok. Ma continua a prenderci a pugni. Ma cosa cazzo. Ah, ragazzi, gli stocchi non li ho mai usati in tutta la mia storia di Dark Souls. E che palle. Mai usati, ragazzi. Li ho sempre odiati. E giustamente scelgo la classe con lo stocco. Mi sembra giusto. Attacco caricato, ok. Ah, ok. No, assolutamente no, ragazzi. Devo attaccarlo ora. Devo attaccarlo ora. Ok, aspettiamo un attimo. Indietreggiamo. Farà qualcosa di brutto. Wow, cosa stai facendo? Comunque, wow. Mamma mia, ragazzi. Quella sarebbe stata una presa, credo. Panico. Cosa stai facendo? Aia, aia. Ok, non ha fatto troppo male. Non ha fatto troppo male. Wow. Ok. Ragazzi, il suo corpo più grande. Non credo lo possa molto usare. Wow. Scherzavo. Credo lo usi semplicemente per attaccare da lontano o per fare attacchi più vicini. Cazzo. Ah, raga, un altro colpo e moriamo, mi sa, eh. Stiamo attenti. Ragazzi, è davvero molto forte. Non c'è un inizio migliore. Ok, schivata, perfetto. Wow, ragazzi, quelli sono colpi. Credo che abbiano range da far paura. Ok, Madonna, ragazzi, panico. Ok, perfetto, ragazzi. Non dobbiamo farci scoraggiare. Abbiamo pochissima vita, ci shotterebbe, ma possiamo vincere. Rimane poca energia. Wow, no, dai, dai. Ok, perfetto, ragazzi. Abbiamo vinto, grandi ragazzi, sì. È morto. Perfetto. Spada spirale? Cosa è stato scritto? Erede del trono distrutto? Gundyr il giudice, ragazzi, ma
Abbraccio la fiamma, quanta roba! Però abbiamo avuto una spada, ragazzi, di già! Ma che senso ha? Abbiamo scelto appena una classe! Ma... non ho idea del perché non sia qui. Spero non sia un bug. Ragazzi, io resetto tutto se è un bug. Vabbè, in freccia, non credo. Dardi. Non ne ho idea, ragazzi, sinceramente. No, ragazzi, è una chiave. No. Usala sul falò del santuario. Per viaggiare. Ah, quindi possiamo viaggiare dall'inizio, non come Dark Souls 1. Ma ragazzi, sono rimasto di merda che non era un'arma. Oddio, pensavo avesse già tipo danno da fuoco questa roba qui. Ci sono rimasto di merda. Lo ammetto, mio Dio. Qui nel frattempo andiamo avanti. Abbiamo dei drop vari. E raga, comunque non vi preoccupate. Non vi preoccupate davvero. Gli faremo il culo a quel brutto stronzo che ci ha ucciso prima. Quella creatura quadrupede. E wow. Altare del vincolo. Ma cosa altare del vincolo? Vaffanculo, è il Nexus questo. Di Demon's Souls. No. No, c'è lui. Il Crestfallen Warrior. Non ci posso credere, è lui. C'è di nuovo. Anche qui. Ragazzi, vi salto i dialoghi. Li vedrò io dopo. Ma ragazzi, questi personaggi, lui, ho notato appena qui l'Araldo, che credo avrà un altro nome. Ci sono in tutti i Dark Souls. E qui inserisci la spada, non ne avevo assolutamente dubbi. Cazzo, ragazzi, figo davvero. No, vabbè. Ragazzi, io con queste cose ci muoio davvero, madò. Non ci posso credere. Beh, ragazzi, abbiamo battuto un boss. Ci siamo fatti fare il culo da tutti i nemici possibili. Ho notato che al volo con l'abbraccio abbiamo avuto anche un aumento di energia. Quindi magari qui se moriamo non ci va a diminuire l'energia, ma ce la vada con l'abbraccio ad aumentare. Una meccanica più simpatica che non va a punire ma a premiare. Mi piace. Oddio. No. Non puoi essere tu. No. È lui, ragazzi. No, devo. Zitto, voglio sapere come ti chiami. Non mi interessa. Andre. Sì, ragazzi, è lui, non ci posso credere. Il fabbro di Dark Souls 1. Oh mio Dio. No, vabbè. Ragazzi, concludo l'episodio, non mi interessa. Tanta roba. Mio Dio, tanta roba. Ok, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Come ho detto, 200 like, superiamoli e avremo il prossimo video. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se questa serie vi piace e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.